di fregata Giuseppe Turiano, quale comandante del porto e capo del compartimento marittimo di Manfredonia. Cerimonia ufficiale del passaggio di consegne al comando della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Il capitano di fregata Silvio Del Casale, dopo 2 anni di intensa attività alla presenza del direttore marittimo contrammiraglio Giuseppe Meli, ha ceduto il comando della Capitaneria di Porto di Manfredonia al capitano di fregata Giuseppe Turiano, originario di Messina e proveniente come ultimo incarico dalla Capitaneria di Reggio Calabria. Il comandante Del Casale assumerà dal 28 settembre un nuovo e prestigioso incarico presso la direzione marittima di Ravenna. Tante le autorità civili e militari presenti alla cerimonia, tra cui il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dottor Ludovico Vaccaro, a cui sono stati rivolti i ringraziamenti di Del Casale per la proficua collaborazione nel biennio per la repressione dei reati ambientali. Un comparto marittimo importante, quello di Manfredonia, come evidenziato nelle interviste del contrammiraglio Meli e del nuovo comandante Turiano a cura di Saverio Serlenga. L'ammiraglio lei conosce bene questa realtà, un grande potenziale che però non decolla. Come mai qui a Manfredonia? Non decolla, questo bisogna chiederlo ovviamente, non siamo noi gli interlocutori, ma l'interlocutore è la politica e le istituzioni che si occupano di sviluppo dei porti. Noi possiamo contribuire e dare dei suggerimenti tecnici per ovviamente migliorare le potenzialità di un porto. E Manfredonia le potenzialità ce le ha sia nel settore ittico sia in quello commerciale, perché sappiamo che il Gargano ha un'importanza dal punto di vista ambientale, turistico, di primo rilievo. Quindi da questo punto di vista il porto non può che migliorare e crescere se gli vengono ovviamente date le dovute attenzioni. La ZES potrebbe essere un'opportunità? Assolutamente sì, certo, è una delle opportunità che può far decollare il porto. È il momento per gli imprenditori di approfittare di questa eventualità, imprenditori che vogliono investire, che vogliono far crescere i porti, perché le agevolazioni di tutti i tipi, prima di tutto quelle fiscali, sono sicuramente notevoli. Il compartimento di marittimo di Manfredonia è un compartimento molto pregiato, prestigioso, quindi sono fiero che il comando generale ha scelto me per questo incarico. Come lavorerà? Da dove inizierà? Ma inizierò da quelle che sono le nostre principali obiettivi, quella della tutela dell'ambiente marino e costiero, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela di quello che sono le attività connesse alla fine della pesca, quindi stare vicini sia ai pescatori che a tutte quelle che sono le realtà, il cluster marittimo che circondano il nostro compartimento. Auguriamo ovviamente al neo subentrato comandante Turiano di poter svolgere un proficuo lavoro a tutela del comparto marittimo di Manfredonia, ma soprattutto di essere un attento interlocutore delle esigenze della marineria di Manfredonia, allo stato quasi al collasso a seguito dell'applicazione di discutibili normative europee in materia di pesca, fortemente repressive per la categoria dei pescatori, che non tengono in debito conto le differenti peculiarità del mare italiano ed in particolare quello adriatico rispetto a quello mediterraneo. Con la conseguenza che, se nell'immediato futuro non ci saranno delle modifiche alle restrittive penalizzanti normative europee, si assisterà quasi certamente alla estinzione del settore pesca, un tempo trainante dell'economia locale e nazionale.